Ci tenevamo tantissimo a sentire la tua opinione su Juventus-Milan, questa sfida che è sempre molto sentita. Ci sarà il tutto esaurito allo Juventus Stadium, poi sarà anche bello, affascinante questo duello sulla panchina, se vogliamo, tra due allenatori che hanno un destino che si è incrociato. Parliamo anche di Massimiliano Allegri e di Filippo Inzaghi. Sì, beh, sono una giocata nella Juventus per tantissimi anni, ha fatto benissimo, e l'altro arriva dal Milan. Beh, certamente è una partita molto difficile soprattutto penso da parte del Milan, perché se dovesse scommettere 100 lire, 1 euro, lo scommetterei a favore della Juventus, visto come stanno andando le cose. Però non mi fido io di questo, perché quando c'è un Juve in Milan o Milan-Juve, il risultato, la classifica, non esiste, cioè esiste solamente che si incontrano Juventus e Milan e non c'è il risultato scontato. Io certamente mi auguro che la Juve vinca questa partita per dare una risposta anche alla Roma, perché battendo il Milan sicuramente faremo un grossissimo passo avanti. Però dico una cosa, io non mi fido di questo Milan che sia Neanch'io. così abbordabile come si parla. Perché io ho visto le scommesse che lo danno la Juventus a Sì, 1,37, esatto. 1,37 proprio Il Milan neanche 8. contro il Sassuolo o contro il Chievo, senza offesa per il Sassuolo e senza offesa per il Chievo. Cioè neanche contro il Sassuolo e il Chievo davano 1,37. Perciò vuol dire che è considerata una partita già scontata. Siccome io delle partite già scontate non mi sono mai fidato e mi auguro che anche la Juventus si fidi troppo di come si parla di questo Milan, e che vadano in campo concentrati. Certamente se giocano da Juventus come stanno giocando come adesso, la Juventus dovrebbe vincere, però come ho detto prima nel calcio nulla è scontato. Ecco, non sarà disponibile Destro che deve scontare un turno di Per squalifica. questo non mi dispiace. No, infatti perché è un ottimo No. giocatore. È un Milan che ha comprato Paletta, Suso, Antonelli e Destro, appunto, che sono stati presentati oggi alla stampa. Dunque è un Milan che sta cercando un po' di correggere il tiro, anche se è un Milan, da quanto leggiamo, da quanto apprendiamo sui giornali, comunque dilaniato da queste correnti. Si parla di Galliani contro Barbara Berlusconi, insomma, è davvero una polveriera il Milan. Anche Filippo Inzaghi non penso che venga qui a Torino tanto tranquillo, innanzitutto perché deve affrontare la capolista, la Juventus, una squadra davvero molto molto forte, e poi anche per quanto riguarda il suo futuro, non so quanto quest'uomo possa Cosa? vivere con la massima Ma concentrazione questa gara. sai, poi lui non ha nessuna esperienza di queste situazioni qua, perché sì, lui ha giocato a grandi livelli, però come allenatore è un'altra cosa, perché lui ha fatto solamente la primavera, gli è andato in mano questo Milan, e poi sai una cosa, che ti danno un Milan con Van Basten, Tassotti, Maldini, Aveva Baresi, Torres. Cristofori, ti danno questi giocatori qua, allora l'allenatore possiamo farlo un po' tutti quasi, quando ti trovi Gullit, Van Basten, Rijkaard, eccetera, eccetera. Quando c'hai dei giocatori, buoni giocatori, però senz'altro non paragonabili a quell'Inter, c'è una differenza enorme. Ecco, per quanto riguarda vorrei chiudere con una domanda con Pogba, poi vediamo se i nostri ospiti hanno ancora qualche domanda per la nostra stella Pietro Anastase. Si parla tantissimo di Paul Pogba, adesso c'è anche il pressing del Barcellona, insomma le quotazioni sono sempre più in rialzo per Il il Barcellona non può francese. comprare, non può fare mercato. Ma sai, Pogba è un giocatore che si è fermato qui nella Juventus, sai, la Juventus l'ha pagato 1 milione, 1 milione e mezzo Neanche. neanche, e se lo vende per 100 milioni, insomma, poi bisogna mettersi anche nei panni di questo ragazzo qua, cioè la Juventus per arrivare alla Champions deve ancora comprare dei giocatori di un certo livello. Lui c'ha l'ambizione magari di andare, prima di tutto, se dovesse andare via, uno che ti offre il doppio di quello che prende la Juventus, sai, sì, è attaccatissimo sicuramente alla Juventus, però oggigiorno sappiamo che si guarda più il fatto materiale che quello affettivo. Perciò penso che se gli offrono 100 milioni, penso che Va. insomma, va, e sarebbe da Da mandarlo, perché insomma, logico mandarlo. che certo. Logicamente lo terrei volentieri, però a queste cifre qui non puoi rifiutare, cioè quando ti offrono 100 milioni,
con 100 milioni Marotta faranno i parati, ci faranno delle cose eccezionali, perché si possono comprare un attaccante, un centrocampista e un difensore di altissimo livello e rendere più competitiva la Juventus. Cioè, io sono di questo parere qua, certamente se teniamo Pogba e compriamo altri due giocatori di un certo livello, e allora per competere per la Champions sicuramente, però bisogna anche guardare il bilancio in questa Juventus, cioè la Juventus, certo, non può permettersi di prendersi un Ronaldo, ma non magari il pagarlo, ma il fatto di ingaggi che prendono oggigiorno, cioè si parla di 10-12 milioni, e la Juventus mi sembra che un tetto di 4-5-6 milioni massimo non vada, perciò sono cose assurde, cioè cose che non... E' per questo che secondo me a fine anno Pogba potrebbe andare, sì. Potrebbe andare. Va bene, io ringrazio di cuore Pietro Anastasi, se qualche nostro ospite da studio vuole salutare o porre qualche domanda. Quindi Pietro, qua ti salutano tutti con grande affetto. Grazie, anche da parte mia. Un abbraccio da Torino. Grazie Giancarlo, saluto a tutti, l'ho preso io con lì. Grazie, alla prossima a presto, chiamata, dai. Sì, guarda, io va ti bene, disturbo ciao, prestissimo. Grazie, ciao, un abbraccio, grazie per questo intervento.